Aquilina è un personaggio che secondo me viene investita dalle decisioni degli altri. Ad esempio, in primo luogo da Dorne, che è l'uomo che ama, però lei è sposata con un altro uomo, però con lui vuole cambiare vita, ma lui la rifiuta. E già questo è forse una delle scene più drammatiche che ha nel secondo atto, in cui lei chiede di stare con lui e lui dice ormai è troppo tardi, cioè siamo vecchi. E lei prende le sue responsabilità e decide di rimanere a fianco di suo marito e di tentare di guardare sua figlia Masha, che è un'infelice. È un personaggio molto generoso che si occupa davvero degli altri. Nel terzo atto vediamo che con Irina Nikolaevna le porta delle prugne per il viaggio, pensa sempre agli altri. Anche nel quarto atto, quando ha un atto di benevolenza per la figlia, che cerca di convincere Kostya di essere più gentile con Masha, diciamo, è perché lei vuole vedere tutte le persone che ama felici. Anche il fatto che non insiste tanto con Dorn è perché pensa che si sia già felice così. È una donna che in apparenza sembra fragile, perché non ha forse quella forza per reagire, però è una donna molto forte per il fatto che subisce tante cose e sta in silenzio. Io ho avuto esperienze a livello teatrale con Lodovico, ormai sono 4 anni che lavoriamo insieme e ho collaborato con lui in Risveglio di Primavera e adesso Il Gabbiano. Allora, il suo teatro è un teatro, diciamo, a mezza strada tra il teatro fisico e il teatro di parola. Ed è praticamente il teatro che a me piace moltissimo, anche per il fatto, perché è frizzante, quindi ha un attore, cioè non lo vedrai mai fermo, perché è sempre pronto a reagire, a fare qualcosa, anche se magari il pubblico può vederlo fermo, però magari ha una determinata tensione nel corpo. E questo Lodovico infatti lo trasmette a noi attori davvero molto molto bene. In quel momento esce fuori la colonna sonora di questo Gabbiano e ovviamente non dirò dove, quando, perché, però diciamo che perché il canto. Il canto in ogni spettacolo che fa Lodo, diciamo che c'è una collaborazione tra me e lui, e quindi mi inserisce una canzone, perché io prima di essere attrice sono cantante, quindi a maggior ragione sfrutta queste mie capacità con la colonna sonora di questo Gabbiano. È un rapporto molto sofferto, lei di una donna che lo ama tantissimo e lui di un uomo sì che la ama, ma non ha talmente la forza di prendere, lasciare tutto. Allora, la mia battuta preferita è quando dice a Dorn portami via di qui, perché lì è il suo ultimatum di scappare dalle oppressioni del marito e da una vita che non le appartiene. Perché comunque è uno spettacolo esplosivo, molto ricco e è figo, punto.